Ciao a tutti ragazzi. Allora, oggi mi trovo già sul posto di lavoro, come vedete sto facendo un po' di legna perché ragazzi devo fare un po' di soldini per comprare il cassone da carico. Dunque mi sono portato già un po' avanti. Ho caricato un po' di tronchi sul carrellone. Adesso finisco di mettere questi e poi andiamo a venderli. Così ragazzi magari vediamo se riusciamo perlomeno arrivare alla cifra del cassone da carico. Eh sì, mi servono un po' di soldini ragazzi, sennò andiamo troppo sotto. Volevo tenere perlomeno un po' il budget almeno sui 100.000 euro per avere più o meno un'idea, ecco, di quello che è dei soldini che abbiamo a disposizione qualora ci dovesse servire qualcosina. Eccoci qua, vediamo fin dove riesco a caricarlo sto carrello, perché è chiaro ragazzi che non è un carrello per fare legna, però insomma ci dobbiamo arrangiare con quello che abbiamo. Ecco qua, prendiamo anche questo. Sì, così mi porto via anche la paglia che c'è in quel campo là che avevamo fatto nel gameplay precedente, e l'orzo. Nel frattempo mi ero fatto anche qua sopra, vedete ragazzi, il campo che c'è qua, che era la soia, ho trebbiato anche quella, che ho già venduto. Poi sono andato a fare anche qualche missioncino per arrotondare, siamo arrivati intorno ai 127.000 euro, ecco. Detto, mi vendo anche un carrellino di legna, così ci compriamo sto benedetto cassone. Ok, dai, finisco di caricare qua. Non ho idea, non so se conveniva magari. È che ragazzi, fare il cippato, dobbiamo comprare la cippatrice, è troppo. Per il momento no, per il momento faccio cose che mi fanno guadagnare, dai, lavoretti che mi fanno guadagnare, così portiamo qualcosina a casa. Anche oggi è una bellissima giornata, raga, uno spettacolo di giornata. Ok, poi mi stava venendo l'idea, ragazzi, e qua chiedo consiglio a voi. Incominciare magari a mettere anche, che ne so, qualche stalla. Ecco, io avevo visto e considerato che comunque le più facili sono, a parer mio, per adesso, e poi è chiaro che andremo a mettere tutto, ragazzi. Aiaia, cosa mi è caduto? Sto barbone di pinza. Dai. E dicevo, ragazzi, andare a mettere qualche stalla, voi cosa mi consigliate? Io avevo pensato o alle galline che andiamo a venderci le uova e comunque non c'hanno già questa necessità comunque con cibo e tutto quanto, perché alla fine gli si mette un po' di orzo e siamo a posto, e poi andiamo a vendere le uova, perché comunque le uova sono pagate bene. O se no anche le pecore avevo pensato, ragazzi, perché comunque ci vuole solo l'erba. E poi sì, chiaro di tenere le mangiatoie pulite, in modo che poi si fa la lana e si va a vendere. Perché la lana, ragazzi, vi ricordo che comunque un carico frontale e gli spilloni per tirare su i pallet ce li abbiamo. E il carrellino per andare a vendere il pallet possiamo usare quello che abbiamo in casa dei semi. Perciò vorrei dire, volendo si potrebbe fare anche quello. Ecco, dai, metto questa cosa qua. Specie di, chiamiamolo così tra virgolette, sondaggio. Cosa mi consigliate più, le galline o le pecore? Perché comunque penso che a livello di costo, adesso vado a vedere, ragazzi, un attimo. Ok, nel frattempo abbiamo caricato tutto, questo si può anche spegnere. Allora andiamo a vedere un attimino, ragazzi, cosa ci costerebbe mettere. Allora, le galline parliamo di 20.000 euro, mentre il recinto piccolo delle pecore
65.000 euro, questo incomincia a essere un po' più caro, però ma magari ragazzi, non lo so, vediamo un po', posso fare qualche carrello in più di legno, posso fare anche, che ne so, vado a fare un po' di missioni, conto terzi e vedo quello che riesco a racimolare. Comunque, vediamo queste due opzioni momentaneamente, poi è chiaro che ragazzi, più avanti andrò a mettere anche le mucche, gli stessi cavalli, però anche i cavalli non sarebbero male, perché comunque i cavalli se vengono addestrati ce li pagano non male. 57.000 euro l'uno, ragazzi, se li addestriamo bene. Recinto dei cavalli 50.000 euro. E loro hanno bisogno di fieno e di avena. Dovremmo seminare un campetto di avena, fare un po' di scorte. Ecco, vediamo queste tre cose. Io metto in ballo pecore, cavalli e galline. Datemi qualche consiglio, ragazzi, così vediamo di cominciare a mettere anche qualche animale. D'accordo? Ok, dai, riprendiamo il nostro lavoro. Allora, io direi di andare a cominciare a vendere questo qua. Devo fare un salto a vendere questa legna. Vediamo cosa guadagniamo. Ok, perfetto, ragazzi, si parte. Eh sì, dobbiamo fare una. Un bel girettino perché dobbiamo andare, ragazzi, dobbiamo andare all'isolotto a vendere questo. Non so se qualcuno di voi si ricorda già, dovremmo andare nel porto dell'isolotto e sotto la gru c'è il punto vendita della legna. Sì, uno deve fare un po' di immaginazione della sede, lo carica lì, lo scarica lì sotto la gru e la gru poi in teoria lo caricherebbe sulla nave che porta via i punti di legno. Ecco, questo sarebbe, diciamo, quello del modder, da farci intuire che andrebbe fatta così la cosa, però vabbè. Poi vediamo anche magari anche su questo discorso qua della legna, magari ci attrezziamo bene, comincio a comprare anche un carrello per la legna. Vediamo un attimino, ragazzi, e devo stare un po'. Giustamente devo stare un po' in campana con i soldi perché insomma non è facile. Dunque, allora io devo andare verso il consorzio, in teoria di fronte sarebbe la strada che si fa per andare verso il negozio, ragazzi, devo fare sempre un po' di mente locale con le strade perché essendo una mappa nuova faccio ancora un po' di fatica, ragazzi. Ok, allora andiamo sempre verso il consorzio. Ragazzi, io nel gameplay scorso mi sono dimenticato di dirvi questa capannetta, ecco qua andremo a mettere quando, ecco questa capannetta qua, la vedete questa? Quando non abbiamo l'offerta, o comunque il prezzo non è dei più convenienti, andrò a mettere i bancali di lana. Ecco qua, ci siamo già organizzati con la capannetta, così anche qua faremo lo stoccaggio dei bancali di lana. Ok, andiamo avanti. Perfetto. Io direi che qua dovremmo andare verso. Sì, infatti, perfetto, sì. Se riesco finalmente a comprare sto benedetto cassone da carico, così porto via la paglia, vendo anche la paglia, ragazzi. Comunque il cassone mi serve, al limite possiamo fare. Io avevo pensato anche, ragazzi, anche qua magari qualche consiglio vostro, avevo pensato anche, ragazzi, col cassone da carico magari andiamo a fare le balle fasciate, che ce le pagano bene, non sarebbe male come idea. Si potrebbero vendere anche le balle fasciate, ragazzi, in modo da fare qualche soldino. E le sto cercando tutte, ragazzi, per fare soldi, perché all'inizio è così, all'inizio dobbiamo cercare di guadagnare, perché comunque ci dobbiamo attrezzare, le spese sono tante. Vuoi macchinari, vuoi attrezzatura, vuoi che andremo a acquistare qualche altro campo, comunque i soldini ci servono. Allora, il porto. Ah, ecco, laggiù devo andare, ragazzi.
Devo andare laggiù. Sì, magari non per campi. Ogni tanto, ragazzi, vado fuori. Vediamo, vediamo. Sì, dovrebbe essere sotto quella gru, ragazzi. Se non mi ricordo male, dovremmo vendere sotto quella gru. Sperando che riesco a scaricarla, che non vada in conflitto niente. Perché, ripeto, il carrello, ragazzi, non è sicuramente adibito a scaricare la legna. Ok, dai, proviamoci. Allora, così. Non hai accesso a questo carrello? Come non hai accesso a questo carrello? Che vuol dire? Aspetta un attimo. Se non ci sono problemi, ragazzi, non si va avanti. Legna venduta 9.000. Ma l'ha venduta tutta? No. Oh, la miseria. Sì, 9.136, se non ho detto male. Sì, l'ha venduta, ragazzi. Me l'ha venduta. Vabbè, quasi 10.000 euro, dai. Non male, ragazzi, non male. Quasi 10.000 euro. Ok, io direi di rientrare alla base e andiamo a prenderci il nostro cassone, ragazzi. Sì, dai. Ci mancherebbero ancora 10.000, però vabbè, al limite li faccio. Ci penso io più avanti a farli, dai. Faccio magari un altro carico di legna. Oh, Madonna, oh Madonna. O magari che lo stesso, vediamo un po' con la paglia cosa riesco a fare, magari. Vendere tutta quanta la paglia, magari riesco a fare i 10.000 che ci mancavano per l'acquisto. Allora, da qua dovremmo andare dritti in negozio. Sì, dai, andiamo a acquistarci il nostro bel cassone per la paglia, ragazzi, così finalmente libero i campi e riprendo a lavorare sui campi, così mettiamo a posto anche i campi, ragazzi, che i campi bisogna averli sempre. Un attimo, che mi fermo. A parte che, vabbè, macchine in questa mappa non ne vedo, non ne ho ancora visto, penso che non ci siano, però non ci costa niente neanche fermarci. Allora io direi di cominciare a mettere questo così. Ok, momentaneamente. Qui ci posizioniamo già il nostro AgroStar. Ok, magari evito momentaneamente di entrare dentro. Ecco qua, perfetto, ragazzi. Oh, ma è possibile che qua sono sempre. Ragazzi, sono sempre imboscati, chi a mangiarsi il panino, chi a fumarsi la siga, chi a bere il caffè, non c'è mai nessuno dietro il bancone. Lì mortacci loro. Ma che sono, dolcetti questi? Vediamo un po'. Niente, ragazzi. Vabbè. Allora. Apriamo il negozio, andiamo nei cassoni da carico, ragazzi, vediamo un po'. Io direi che il primo è il più conveniente perché gli altri, come vedete, partiamo da 80.000 in su. Eh sì, ragazzi, io direi il primo. Ecco perché, vedete perché vi dicevo 10.000, siamo a 136.000, ci mancavano 10.000 così, però vabbè. Vabbè, lasciamo stare, dai, io lo acquisto lo stesso. È una capienza di 23.000 litri. Sì, può portare. Dunque, se non ho capito male, insilato, fieno, erba, paglia e la pula. Quella dovrebbe essere, la prima dovrebbe essere la pula, se non mi ricordo male. Ok, sì, dai, lo acquistiamo. Compra, perfetto. Ok, perfetto. Eccoci qua, ci siamo fatti un altro regalino. Eccoci qua, io direi di agganciarcelo.
Perfetto ragazzi, è quello che mi serviva. Ci sono rimasti 90.000 euro, dai. 90.000 euro non male, magari adesso un po' la paglia, un po' andremo a fare un altro carico. Poi ragazzi, il cassone qua, il rimorchio, il cassone è questo che ho appena agganciato, il rimorchio vengo a prenderlo in un secondo momento, dai, mi aggiusto io per quello. Allora, vediamo di portarci questo via. Così andiamo a caricarci la nostra bella paglietta. Ok, allargo un po' l'immagine ragazzi, così vi faccio vedere il cassone. Non è male, bellino, non è grandissimo, certo è chiaro che ci sono quelli più grandi, però poi magari nel momento in cui incominceremo a ingranare, vediamo un po' di prendere attrezzatura un attimino più. Ragazzi, io giro sempre dal consorzio. Tagliamo un attimino per non fare tutto il giro. Ecco, dicevo, magari un po' più avanti, quando riesco a ingranare, a fare un po' di soldini, vediamo di prendere attrezzatura un po' più efficiente. Poi, ragazzi, è chiaro che non voglio esagerare, perché come vi avevo detto nel primo gameplay e comunque nei video precedenti, come vi avevo già accennato, voglio tenere questo stile qua, ecco, questi trattori senza andare oltre, perché lo stile che voglio tenere in questa serie qua è questo, con questi trattori. Poi devo acquistare il Fiat. Fabio, non mi dimentico di te, sei un grandissimo ammiratore, vedo che mi continui a commentare in tutti i video che faccio e mi fa veramente piacere. Ho notato con piacere, ragazzi, e ve lo dico, ho notato con piacere una nuova iscrizione al canale. Siamo diventati 36 e questo mi fa molto piacere. Ragazzi, vi ringrazio di cuore a tutti. Do un benvenuto al nuovo iscritto, mi fa veramente piacere. Dunque, giriamo di qua. Oh no, forse era meglio girare di là perché ci conviene salire da là, ragazzi. Che io questo adesso non lo so. Se passando da là riuscivo a. Passiamo dalla strada che ci porta. Sì, quella lì, esatto. Quella che ci porta in farm. E dicevo, ragazzi, ringrazio tanto il nuovo iscritto al canale, mi fa veramente piacere, ti ringrazio di cuore, sono contento, mi hai fatto un bel regalo veramente. Ragazzi, spargete la voce, fate un passaparola, dai, che ci divertiamo insieme e poi rinnovo sempre la cosa che qualora qualcuno avesse voglia di fare il video insieme, un video insieme, fatemelo sapere che io non ho problemi, ragazzi, vi accontento, mi fa piacere, passiamo una ventina di minuti, 25 minuti insieme. Magari mi date una mano, anche un consiglio, facciamo qualcosa, ecco, vediamo di portare avanti un po' la farm. D'accordo ragazzi, dai. Nel frattempo iniziamo la salita. Dai che ci inoltriamo. Ecco qua, in salita faccio sempre un po'. Dai. Questo pezzettino, questo è quello di su forse, ma forse questo è il più brutto ragazzi, questo è il più brutto, però pian pianino dai ce la facciamo. Ecco, poi come vi ho detto prima ragazzi voglio anche un po' valutare la storia di provare a fare qualche fasciata, vediamo un po' cosa. È chiaro che l'attrezzatura tipo il tagliaerba, il fasciaballe, comunque tutto quello che ci serve per fare le fasciate andrò a fittarlo ragazzi. Adesso non posso comprare niente, però vediamo, dai, vediamo. Ecco, fatemi sapere anche per il recinto degli animali, datemi qualche dritta. Così vediamo un attimino. Ragazzi, io direi di andare a testarlo subito, provare nel campo, vedere un attimino. Ok, allora proviamo intanto così.
Vediamo un po' cosa succede. Allora, tanto l'accendiamo, la base, via, si parte. Sì, come vedete ragazzi, la paglia me la sta caricando. Ok, perfetto. Dai, va benissimo. C'è un grande lavoro perché ora che tiro su tutta questa paglia, mamma mia ragazzi, divento matto, però va bene anche questo, dai. Ok. Tiriamo su. Vediamo fin dove riesce ad arrivare in salita, ragazzi. Io devo abituarmi a, perlomeno questo campo a farlo di traverso, perché in salita ho visto che i trattori fanno, la stessa Metitrebbia fa un po' di fatica. Abbassiamo. Vediamo un po' se riesco a salire fino a su e a fare manovra. Vediamo il nostro Agrostar ragazzi, la forza del nostro già Agrostar si sta già rallentando. Vedete. Vedete ragazzi, quello che vi dicevo. Devo abituarmi questo campo qua a farlo di traverso. Perché farlo di traverso il trattore è chiaro che sforza di meno. Poi se io vado a spegnere il cassone da carico, vedete, lui riacquista un po' di... Sì, possiamo fare così, esatto, possiamo fare questo discorso qua. Una volta che ha finito, spegniamo il nostro cassone da carico. Ok. Così gli facilitiamo un po' la salita, o se no, se vogliamo evitare di spegnere il cassone da carico, faccio il campo, basta fare il campo di traverso, abbiamo già risolto il problema, ragazzi. Scusatemi, ragazzi, ogni tanto mi si secca la gola. Ok, facciamo un altro giretto, intanto dai, siamo già arrivati a metà. Poi vi farò sapere cosa andrò a guadagnare con questa paglia venduta. È chiaro che non vado a metterla nel fienile, ragazzi, perché momentaneamente mi servono soldi. Non la vado a mettere nel fienile. Ecco qua. Eh sì, in salita facciamo veramente fatica. Perché già mi devo tirare il carico. In più, come vedete, è attaccato al cardano per farlo girare, dunque anche lì comunque ci porta via potenza al nostro Agostar, però dai, finiamo questa striscia qua, poi vediamo di andare di traverso. Allora ragazzi, io direi che finita sta striscia spegniamo il nostro cassone. Vedete come riacquista subito ragazzi? Eh sì. Ok, perfetto, ci mettiamo di traverso, partiamo da lassù, come ho fatto con la Metitrebbia. Di traverso sforza meno ragazzi, lavorando di traverso. Probabilmente non c'è neanche bisogno di spegnere il cassone. Ok. Andiamo così. Ok, infatti come vedete non ho spento niente e si riparte. Perfetto. Ecco, poi ragazzi volevo dirvi, Fabio nell'ultimo commento del gameplay scorso mi ha fatto notare, e qua lo ringrazio Fabio, quando faccio manovra con la Metitrebbia invece di spegnere la lama, visto e considerato che essendo in discesa spengo, la trebbia acquista più velocità, lasciare la trebbia accesa e sollevare solo la lama, in modo che quando vado a fare manovra, la trebbia non mi parte giù, essendo in discesa. Poi quei macchinari lì, ragazzi, i freni probabilmente se li sono dimenticati. Di conseguenza ci dobbiamo aggiustare, come ci consiglia il nostro buon Fabio. Grazie, grazie Fabio per il consiglio che mi hai dato.
Ecco, se qualcuno vuole fare così come fa il nostro buon Fabio, io accetto tutto, ragazzi, ben vengono i consigli. Grazie ancora a Fabio. Ci siamo quasi, ragazzi, ci siamo quasi. Sì, poi andrò a vendere, dai, riempio il cassone. Così. E così anche oggi abbiamo comprato un nuovo attrezzo che ci serve. Ecco qua, abbiamo finito, ragazzi, il cassone l'abbiamo riempito. Ok, ragazzi, io direi di fermarci qua e vi saluto. Spero che, come sempre, che il video vi faccia piacere. E come fa, prendete esempio dal nostro amicone il buon Fabio, che ci consiglia. Ragazzi, consigliatemi anche voi. E rinnovo i saluti al nuovo entrato nel canale e ti ringrazio di cuore ancora una volta. E niente, dai, vi do appuntamento al prossimo gameplay e vi abbraccio a tutti. D'accordo? Ciao ragazzi, un abbraccio da Zingarello 68. Ciao a tutti.